Tanto tempo fa c'era un leone che si innamorò di una bellissima principessa. Allora andò dal re e gli chiese in moglie sua figlia. Ma il re, sconsolato, gli rispose: "Ma come posso darti in moglie mia figlia? Sei così grande e spaventoso. Poverina, si spaventerà solo a guardarti." Allora il leone pensò di tagliarsi la criniera, tagliare gli artigli e presentarsi di nuovo al re. Così avrebbe fatto meno paura e avrebbe potuto conoscere la bellissima principessa. Ma quando il leone fu visto dai servi del re, fu subito bastonato e cacciato via, perché il leone non faceva più paura. Ciao, sono Deborah e ti do il benvenuto sul canale Bbook. Se sei nuovo, puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per non perderti i prossimi appuntamenti. La storiella che vi ho raccontato oggi a me è piaciuta tantissimo. È una storia che ci racconta una cosa molto molto importante. Il povero leone, per piacere alla bellissima principessa, ha deciso di tagliare criniera e artigli. E qual è stato il risultato di questo cambiamento che il leone ha voluto compiere, ha voluto mettere in atto per piacere a qualcun altro? Ecco, il leone non faceva più paura, non era più un leone, perché il leone si caratterizza, no? Dalla criniera e dagli artigli, ed è stato cacciato, bastonato dai servi del re. Questa è una storia che ci insegna qualcosa di fondamentale. Quando decidiamo di non essere più noi stessi, per qualsiasi motivo, per piacere a qualcun altro, perché vogliamo compiacere qualcuno, solitamente ci spogliamo della nostra vera essenza e non siamo più noi stessi e quindi la gente non ci riconosce più per quello che veramente siamo. E quando non siamo più riconosciuti per quello che siamo, per la nostra vera essenza, quando qualcuno comprende che possiamo mettere da parte noi stessi, peraltro, ecco che magari prendono il sopravvento e veniamo cacciati o maltrattati. Io penso che essere sempre noi stessi sia qualcosa di davvero importante e questa storiella ce lo fa capire benissimo. Perché addirittura un leone perde la dignità di leone e non è più temuto, mentre il leone, sappiamo tutti, è temuto da chiunque, è il re della foresta. Credo che questa storiella ci dia due spunti importanti. Il primo è che non bisogna voler cambiare per nulla al mondo e per nessuno. Dobbiamo imparare ad accettarci, prima di tutto noi, dobbiamo accettare noi stessi e quindi dobbiamo essere fieri di quello che siamo e poi dobbiamo avere una grande consapevolezza. Non si può piacere a tutti. È matematicamente impossibile. Siamo tantissimi sulla faccia della terra ed è impossibile piacere a tutti. Quindi, quando troviamo qualcuno che non ci apprezza, pazienza, non si può avere un consenso generale da parte della popolazione globale. Quindi dobbiamo anche imparare il rifiuto, perché magari qualcuno non la pensa come noi, a qualcuno non piace il nostro modo di essere, il nostro modo di fare. E quindi quando non piacciamo a qualcuno, semplicemente prendiamo atto della cosa e andiamo avanti. Quindi non dobbiamo cambiare per niente e nessuno. Non vale la pena voler cambiare per piacere a qualcuno. In realtà, noi dobbiamo piacere a qualcuno per quello che siamo, altrimenti a questa persona piacerà qualcosa che non siamo noi. E che senso ha? Comunque non piacciamo noi a questa persona, a questo qualcuno. Piace qualcosa che ci sforziamo di essere, ma che in realtà non è la nostra vera essenza. Quindi, riflessione numero uno, non dobbiamo cercare di piacere a nessuno. E altro punto importante. E penso che quando ci spogliamo della nostra vera essenza, per attuare un qualche cambiamento che non ci appartiene, perdiamo ciò che davvero è importante per noi, ciò che ci caratterizza. Perché
ciò che ci aiuta a sopravvivere. Il leone in qualche modo sopravvive perché è temuto, perché è rispettato. Quando si spoglia delle cose per le quali gli altri animali lo temono e lo rispettano, non è più riconosciuto. E quindi noi ci togliamo qualcosa di addirittura vitale. Siamo fondamentali a noi stessi, siamo vitali, altrimenti viviamo una vita che non è nostra, un'esistenza che non è nostra e in qualche modo non siamo più vivi. Perdiamo lo status di esseri viventi, cerchiamo di portare avanti una vita che non è nostra e quindi la nostra essenza, oltre che essere importante, è addirittura vitale. Vi capitano mai quei giorni in cui pensate che non riuscite a far nulla, che non c'è nulla che vi riesca bene, che state provando tutte le soluzioni del mondo ma non c'è nulla che riusciate a fare? Ebbene, quello che ci dobbiamo domandare in questi giorni no è: sto facendo davvero qualcosa che è coerente con me stesso, con i miei principi, con i miei desideri, con quello che io voglio raggiungere? Pensate per esempio ad un giorno in cui avete pensato di voler fare una cosa e immaginatevi tutta l'energia, tutto l'entusiasmo, tutta quella grinta, tutta quella tenacia che ci avete messe per raggiungere quell'obiettivo. Non esistevano orari, non esistevano tempi, spazi, luoghi, eravate concentrati per quell'obiettivo perché sapevate ciò che volevate. Quando invece ci poniamo degli obiettivi che non sono i nostri obiettivi ma sono gli obiettivi di qualcun altro, non avremmo mai tempo. Io questo lo dico sempre: quando non abbiamo tempo, quando non riusciamo a fare qualcosa, è perché stiamo facendo qualcosa che non riguarda noi stessi ma riguarda qualcun altro. Io penso perciò che dobbiamo tenerci tantissimo a noi stessi, alla nostra vera essenza, a ciò che davvero siamo. Dobbiamo scavare dentro di noi e comprendere quello che davvero ci caratterizza, quella nostra essenza primordiale, e vivere di quella. Non cercare mai di nasconderci, non cercare mai di cambiare e non cercare mai di perseguire obiettivi che non sono i nostri obiettivi, ma obiettivi che sono degli altri solo perché vogliamo compiacere gli altri. Non ha senso. Ricordiamoci soltanto una cosa: nessuno metterà se stesso al secondo posto per perseguire i nostri obiettivi. Quindi soltanto noi possiamo volerci davvero un gran bene e soltanto noi possiamo sapere quello che davvero ci fa bene. Gli altri, io ho sempre pensato che siano un dono prezioso, perché è bello condividere la vita con gli altri, ma rimanendo sempre nella nostra unicità, apprezzando l'unicità dell'altro e facendo in modo che l'altro apprezzi la nostra di unicità. Perciò non c'è bisogno di cambiare. Il mondo è pieno di persone che potremo incontrare, amici, collaboratori, amori. Il mondo ne è davvero pieno, il genere umano non è in estinzione, per fortuna, negli ultimi tempi. Perciò l'unica cosa che dobbiamo fare è continuare ad essere noi stessi ed essere la parte migliore di noi stessi. Vedremo che incontreremo quelle persone, attireremo quelle persone che ci faranno sentire ancora migliori. Anche perché se noi cerchiamo di non essere noi stessi e cerchiamo di essere qualcun altro, attireremo persone che non fanno bene a noi stessi ma che fanno bene a qualcun altro. Quindi non ne vale assolutamente la pena. Detto questo, voglio sapere nei commenti che cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel like. Noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video e fino ad allora ti auguro di incontrare tante persone che ti apprezzeranno.